A proposito delle forze politiche, il Partito Democratico in questo momento, mi può aiutare Luca con un sondaggio credo di Euromedia Research, sembrerebbe essere il primo partito in Italia. Parliamo ovviamente di sondaggi, subito dopo le amministrative, che però come sappiamo non sono la stessa cosa delle politiche. In ogni caso c'è stato un successo del Partito Democratico. Qual è l'errore? E le devo chiedere velocità nelle risposte, anche perché ne ho 3 o 4 di domande, quindi vorrei riuscire a farle. Lo stato di salute, secondo lei, del PD in questo momento, qual è l'errore che Letta proprio non deve fare? Alla seconda domanda, francamente, non so rispondere. Alla prima, io penso che il PD è stato premiato da quella che apparentemente sembra fargli dare un giudizio negativo, cioè la sua immobilità. Il PD in una condizione, diciamo così, terremotata è stato fermo, assolutamente immobile. E questa immobilità in qualche misura lo ha premiato di fronte agli errori e allo sfacelo degli altri. Quindi più per demerito altrui che per merito proprio, e per conquistarsi un merito, quale battaglia dovrebbe fare Letta? Guardi, io diciamo non appartengo a questo campo e quindi non sono neanche in campo, ed è più difficile quando non partecipi poter diciamo così indicare una strada, ma io penso che l'unica strada possibile che sta davanti a Letta, ma dubito che la intraprenda, è quella della costruzione di una formazione sostanzialmente socialdemocratica. In fondo la Germania ha dimostrato che uno smunto partito socialdemocratico può tenere il fronte nei confronti anche del partito conservatore e persino nei confronti dell'ascesa, che è stata minore del previsto, dei Verdi. E dunque è un'ipotesi neoconservativa quella di un partito socialdemocratico nelle dimensioni contemporanee, e potrebbe essere perseguita. È il terreno più vicino all'immobilità che si possa indicare, quindi anche praticabile. Ma le piace